grande cuore di Pesaro abbraccia i cittadini colpiti dall'alluvione. La Protezione Civile e tanti altri volontari in questi giorni sono scesi in campo per aiutare a ripulire aziende e abitazioni dopo le piogge abbondanti di settimana scorsa. Sono 230 i volontari che hanno risposto alla chiamata lanciata dal Comune di Pesaro nella giornata di mercoledì scorso. Ci ha commosso davvero questa grande adesione all'appello che abbiamo lanciato per la richiesta di volontari per alluvione. Oltre 230 ragazzi e ragazzi, la media dell'età è 20 anni, giovani e meno giovani, che hanno dato la disponibilità e siamo orgogliosi e commossi di questa grande partecipazione. Lanciamo un appello: chi ha bisogno di aiuto, chi ha bisogno della disponibilità dei volontari per pulire casa, ripulire cantine, sgomberare i propri appartamenti purtroppo allagati, ci contatti allo 0721 387 616. La Protezione Civile vi invierà queste meravigliose persone a darvi una mano. È molto importante chiedere aiuto quando c'è bisogno e soprattutto quando l'aiuto è offerto. Valuteremo di queste 230 disponibilità, anche una volta finita l'esigenza a Pesaro, di offrire questo grande patrimonio che è emerso nella nostra comunità per andare ad aiutare le famiglie in difficoltà in Romagna ed Emilia, Cesena, Forlì. La disperazione che queste comunità stanno vivendo è sollevata dal grande sole dopo la pioggia di queste persone che vogliono dare una mano. Siamo molto orgogliosi, grazie a tutti davvero. Un supporto, quello offerto dai volontari, ovviamente apprezzato anche da Ugo Schieratura, coordinatore della Protezione Civile di Pesaro. Oltre i nostri volontari, che sono ormai una tradizione, che sono sempre presenti quando ci sono una calamità, questa volta sono venuti anche dei volontari proprio ad hoc per questo purtroppo disagio che avevo avuto questi giorni. Comunque hanno risposto bene, stanno lavorando, collaborano con noi. Angela Pisegna, una volontaria che abbiamo incontrato sabato mattina, ha vissuto la tragica esperienza del terremoto all'Aquila nel 2009. Oggi, senza alcuna esitazione, ha scelto di offrire una mano a famiglie e aziende colpite dall'alluvione. Le calamità sono brutte tutte quante, il terremoto credo che sia brutto per un verso, non ti avvisa, non te ne accorgi, non c'è proprio, non puoi fare altro. L'acqua sì, puoi prevedere, c'è un'allerta meteo, ma i danni che fa l'acqua io non, cioè, così brutti non li ho visti mai. Al di là della situazione che c'è qui in questi giorni, poi mi arrivano immagini da amici che loro operano proprio a livello, cioè stanno nell'esercito, dei vigili del fuoco, e quindi loro possono prendere parte a quel tipo di emergenza che lì è solo ancora emergenza, quindi non è volontariato, e mi arrivano delle immagini allucinanti, speriamo di poter dare una mano anche a loro, perché stanno messi male. Qui purtroppo la situazione non è bella, non è facile, però insomma ci aiutiamo, le persone in difficoltà vanno aiutate, io so che significa essere aiutata e credo che sia doveroso, ma anche se non necessiti, nel senso aiutare è un senso civico, è il nostro dovere, se ami la tua patria ti prodighi. Spero che i ragazzi, specie più giovani, lo facciano, perché credo che sia un dovere di ogni cittadino.